Da Tokyo, torna al successo la Kerber. Alto Raipan Pacific Open, torneo in corso di svolgimento a Tokyo, torna a sorridere Angelique Kerber. La teutonica interrompe una striscia negativa lunga 3 partite, da Toronto all'US Open, e si prende una dolce rivincita con Naomi Osaka, fatale alla teutonica a Flushing Meadows. Un incontro, quello odierno, mai in discussione. La Kerber gioca una partita estremamente solida al servizio, lo concede un'unica volta nel secondo parziale, e riesce più volte a girare lo scambio con la sua proverbiale tenuta da fondo. In risposta, poi, la Kerber penetra specie sulla seconda della Osaka, archiviando la pratica in 1 ora e 22 minuti di tennis gradevole. Per quel che riguarda i match di primo turno, occorre segnalare l'affermazione di Kurumi Nara, presente grazie ad una wild card, con la kazaka Putintseva. La Nara perde il set d'apertura per 6-2, conduce corsa di rimonta e si impone 64-62. Tre le partite di qualificazione. Il derby americano premia la Bradley. Con la Collins, partita in equilibrio per un parziale, 64, nel secondo emerge la differente caratura delle due protagoniste in campo. Subasia supera la bielorussa Sasnovic, 64-63, mentre la Cepelova alza il livello al tramonto dei due set e doma così la Duan. Il torneo in corso di svolgimento a Tokyo è probabilmente il più interessante della settimana, accorpa infatti alcune delle migliori giocatrici del circuito. Garbine Muguruza comanda la parte alta, qui anche Caroline Wozniacki, e gode di un bye d'esordio. Attende Xiao Puig. Nella parte bassa, Conte e Carolina Pliskova. Anche per loro un turno di riposo. La ceca osserva l'incedere di Linette e Gavrilova, possibili rivali alla seconda fermata.